Allora, essendo un sacerdote dell'Opus Dei, ho scelto il tema contemplazione sul lavoro, nel lavoro, per ragioni ovvie, no? Perché Santa Maria sempre diceva che dobbiamo essere contemplativi nel bel mezzo della strada e del Cioè, mondo. per me, che avevo studiato come bravo cattolico il catechismo della Chiesa Cattolica, contemplazione era guardare Dio. Invece ho scoperto che per San Giovanni Paolo II contemplazione è quasi rovesciata. Cioè, in tutto il magistero di Giovanni Paolo II, con una eccezione, che è la Nuova Millennio Ineunte, dove Giovanni Paolo II dice dobbiamo guardare il viso di Gesù, in tutto il resto del Magistero, contemplazione è guardare il mondo con gli occhi di Dio. Anche nella Laborem Exercens dice chiaramente che dobbiamo essere consapevoli delle strutture di sfruttamento o cioè di ingiustizia che esiste sul lavoro. Quindi la contemplazione non è come un oppio per la gente, come la critica di Marx, no? O un modo di consolarsi, ma è una spinta a cambiare il mondo. Allora ho detto, interessante, no? Indaghiamo di più, che cosa è in realtà la contemplazione? Okay? E ho scoperto, leggendo la letteratura teologica, che il concetto di contemplazione non è biblico. Cioè, nella Bibbia, almeno nel Nuovo Testamento, l'unica volta che si usa il verbo theorein, cioè teoria, contemplare, è la crocifissione di Gesù, quando la gente guarda Gesù e colpisce il petto in pentimento, no? E quindi questo è significativo, che l'unica volta di Teorein è guardare Gesù sulla croce. E nei 2 primi secoli il concetto non appare. È San Clemente di Alessandria che introduce questo concetto. E da lì in poi è un concetto centrale nella teologia, perché per la filosofia ellenistica contemplazione e teoria era centrale. Allora, i cristiani che volevano pensare la loro fede nel marco della filosofia, ovviamente questo concetto era molto importante, però lo trasformano in due sensi. Da un lato, non è la teoria delle idee pure, o la teoria, il pensare, ma è contemplare la Trinità, il Dio che si rivela, e si rivela come amore. E quindi nella contemplazione cristiana dei padri c'è sempre la dimensione della carità. Quindi anziché staccarsi dall'altro, e al contrario, e trovare Dio. Allora fu San Gregorio Magno, siamo nel VI secolo, che introduce questi concetti vita attiva, vita contemplativa. Quindi c'è un'apertura alla vita attiva e abbiamo un primo passo. Il secondo passo è Sant'Ignazio di Loyola, che ha detto ai gesuiti: dovete essere contemplativi in azione, però questo lo riferisce ai religiosi e ai sacerdoti. Quindi nel ministero pastorale, che è la vita, che è azione, dovete essere contemplativi allo stesso tempo. E poi finalmente San José María, che dice contemplativi nel bel mezzo del mondo. Quindi sta parlando ai laici in un mondo difficile, delle situazioni socio-economiche, contrarie alla dottrina cristiana tante volte, no? E lui supera la famosa question mystique, la domanda se la vita mistica contemplativa è per tutti o solo per pochi, numero uno, e secondo,
se la contemplazione è infusa o acquistata. Sì. Però questa domanda non è mai stata risolta, è sempre diventata obsoleta. Cioè, perché il Concilio Vaticano II ha detto chiaramente la contemplazione è la vocazione di tutti. Quindi la contemplazione non è qualcosa che facciamo quando abbiamo tempo, ma in realtà è la sorgente della nostra capacità di ascoltare il grido dei poveri e della terra in una sola voce, che è la voce del Dio incarnato.